Ehi, Hey, sono Tucker Tucker Carlson. Carlson. Martedì pomeriggio l'amministrazione Biden ha fatto arrestare Donald Trump. È stata una grande notizia, piuttosto importante. Potreste averlo visto poco prima delle 21, quella sera come parte delle notizie. Fox News ha pubblicato due video in diretta, uno accanto all'altro. A destra Donald Trump è rivolto ai suoi sostenitori nel New Jersey. A sinistra Joe Biden che parlava a un evento per il segretario generale della NATO a Washington. Sotto quei video, in fondo dello schermo, lo striscione della Fox News si leggeva così: il vorrei essere dittatore parla della Casa Bianca dopo aver fatto arrestare il suo rivale politico. Quelle parole rimangono per meno di 30 secondi, ma l'effetto è stato immediato. All'interno di Fox, le donne che gestiscono la rete vanno nel panico. Prima hanno rimproverato il produttore che ha messo il banner meno di 24 ore, dopo si è dimesso. Era la Fox da più di un decennio. Era considerato uno dei più capaci dell'edificio. Si offrì di restare per la consueta 2 settimane, ma Fox gli disse di liberare la sua scrivania e partire da subito. Quindi la società ha rilasciato pubbliche scuse per la riga wannabe dittatore di 27 secondi. Cito, lo striscione è stato rimosso immediatamente. Il dipartimento PR di Fox ha detto e poi ha aggiunto minacciosamente. È stato, cito, affrontato. Era tutto vero, ma non è bastato per salvare Fox News dallo scandalo che ne seguì per un certo periodo e il resto dei media. La valutazione di Fox sull'arresto di Donald Trump sembrava oscurare l'arresto stesso di Trump, suggerendo che Biden è un dittatore, ha dichiarato il Washington Post. Cito, ha superato il limite. Alexander Vindman era fortemente d'accordo. Vindman è l'eterno ospite su MSNBC a tempo pieno, promotore dell'Ucraina, forse ricorderete dalla Russia. Su Twitter ha chiesto al Pentagono di ritirare Fox News da tutte le basi militari. È, cito, assolutamente inaccettabile per l'American Forces Network di trasmettere programmazioni che attaccano direttamente e falsamente il comandante in capo delle forze armate americane. In altre parole, Joe Biden deve vietare tutte le critiche a se stesso perché è quello che fanno i non-dittatori. John Cusack è andato ancora oltre per il reato di chiamare Biden un dittatore. Fox dovrebbe essere chiuso, ha scritto la star del cinema degli anni 80. Cito, il governo dovrebbe portare via la loro licenza di trasmissione, e così via. Era dappertutto su internet. I democratici erano molto arrabbiati, ma perché erano arrabbiati se il banner su Fox era falso? Perché l'isteria? Perché sembra non preoccupi più nessuno. Se qualche produttore di notiziario via cavo avesse chiamato Joe Biden un genio o accusato di essere segretamente sudanese, qualcuno urlerebbe. Fox News si sarebbe scusato? Probabilmente no. Ma chiamando Joe Biden un aspirante dittatore, questo bruciava. Quindi devi chiederti, se sei onesto con te stesso, è Joe Biden un aspirante dittatore? Questa domanda è emersa ieri al briefing della Casa Bianca. Ieri sera Fox News ha mandato una striscia definendo il presidente un aspirante dittatore. Mi chiedevo se la Casa Bianca può commentare. Quindi, guarda, ce ne sono probabilmente circa 787 milioni di cose che posso dire su questo. Era sbagliato quello che abbiamo visto ieri sera, ma io non credo di volerci entrare. Nessun commento dalla Casa Bianca? Penso di aver appena commentato. Nessun commento necessario, ovviamente Joe Biden non è un dittatore, solo perché ci sta provando a mettere in prigione l'altro candidato per il resto della sua vita per un crimine che lui stesso ha commesso, non significa certo che ha un impulso totalitario, dai, assurdo, ci vuole molto di più della prigione ai tuoi rivali politici per guadagnare il titolo, wannabe dittatore. Questo è il consenso a Washington stasera e in qualche modo per una volta il consenso potrebbe essere giusto. Non è una cosa da poco essere un aspirante dittatore, è un bel processo, ci sono molti passaggi, prima di tutto ci sono i soldi. La cosa che tutti i dittatori hanno in comune è che sono per arricchirsi, le loro famiglie, la loro tribù, anche se i paesi che governano diventano sempre più poveri e disperati, prendono tangenti dalle imprese e da altri dittatori, usano le funzioni ufficiali del loro governo per incanalare denaro a se stessi, non si preoccupano di nascondere i frutti di questo, vivono in ville sgargianti, con grandi prati, lontano dalle città brulicanti, mentre i loro stessi cittadini languono in povertà crescente, in alcuni casi letteralmente vivendo in tende per strada. Quindi davvero non lo nascondono, è tutto piuttosto sfacciato e la gente comune se ne risente, ovviamente. E i wannabe dittatori lo sanno che sono risentiti, ma a loro non importa, non c'è nulla che la popolazione può fare al riguardo. In una dittatura non è più possibile combattere le ingiustizie in un sistema del genere. Le persone non possono riunirsi in gran numero per protestare contro il governo.
all'interno del dittatore. Se ci provano, verranno arrestati dai suoi servizi sicurezza di Stato. Anni dopo il fatto, una visita di uomini tenuta antiproiettile al tavolo della colazione, questo capita. E se i cittadini si ostinano a credere che possono riunirsi in gruppi per protestare, possono essere fucilati a morte, una pallottola alla gola. E poi, solo per completare l'umiliazione, per rendere la lezione chiara anche a tutti gli altri, guardare i loro parenti essere arrestati per aver osato di lamentarsi che i loro figli sono stati uccisi per essersi lamentati. Difatti questo accade in alcuni posti. Chiedete alla madre di Ashley Babbitt. Eccola in manette. You murdered her inside the Capitol, now you're gonna arrest her? Quindi non essere come la madre di Ashley Babbitt, e ancor meno come la povera Ashley Babbitt. È morta adesso. Questo è il messaggio che manderebbe un aspirante dittatore. E a proposito, non sono solo proteste pubbliche che sarebbero vietate in una dittatura. Non ti sarebbe permesso di lamentarti a casa tua. Opinioni non autorizzate espresse su internet sarebbero censurate. Vai troppo lontano, vai troppo in profondità, racconta troppo verità, devono cancellare le tue opinioni. Davvero, non hanno scelta. È una questione, come dicono, di fiducia e sicurezza. Devi fidarti del leader, altrimenti metterai a repentaglio la sua sicurezza. Non che tu possa davvero mettere a rischio la sua sicurezza. Il leader ha armi nucleari, tu no. Te lo ricorderà di volta in volta. In ogni caso, sei nel processo di essere comunque disarmato insieme a tutti gli altri che hanno mostrato discutibile fedeltà al leader. Quelli che sostengono il regime possono tenere le loro armi e usarle liberamente, anche sui mezzi pubblici. Questo è un diritto civile fondamentale per loro, ma per chi dissenta il programma, l'autodifesa è un privilegio insostenibile. Consegnate le vostre armi, signor o signora pacifica opposizione. Sei un pericolo per la società e sappiamo chi sei. E infatti, l'aspirante dittatore sa chi sono, perché sa tutto. La tecnologia lo ha reso omnivedente. Un report sulla rivista Wired proprio questa settimana rivela che l'amministrazione Biden, altamente non dittatoriale, è impegnata nel monitoraggio dei telefoni di milioni di americani, a loro insaputa e senza preoccuparsi di tenere un mandato. E allo stesso tempo la stessa amministrazione non dittatoriale sta accumulando un enorme tesoro di informazioni compromettenti su questi stessi americani da usarle a un certo punto, siamo certi, per scopi del tutto nobili. Quindi l'amministrazione ora sa tutto: dove passi le tue giornate, con chi parli, quello che pensi, le tue abitudini pornografiche, cose da nulla. L'amministrazione sa già cosa compri, ovviamente, perché si sono appoggiati alle grandi banche per farsi dare i dati riservati la tua carta di credito, non perché qualcuno qui sia un aspirante dittatore, per essere chiari, ma solo perché è bello avere quelle informazioni. Giusto in caso, nelle parole del Dipartimento PR di Fox News, cito, si verificasse una situazione che deve essere affrontata. È tutto assolutamente normale, non è una dittatura, ok? Ma alla fine, il motivo principale, sapete perché Joe Biden non è un wannabe dittatore, è semplicemente perché non rientra nel profilo, come uomo. I dittatori hanno quel look, ne riconosci uno quando ne vedi uno. I dittatori costruiscono culti intorno alla loro personalità e usano quel culto per negare l'evidenza lampante. Nei suoi ultimi anni, per citare un solo esempio, il dittatore nordcoreano Kim Il-sung ha sviluppato un enorme tumore delle dimensioni di una palla da baseball sulla collo. Era enorme, era grottesco, non potevi ignorarlo. Ma in Nord Corea i media di Stato lo hanno ignorato, hanno fatto finta che non esistesse. Quindi, in un certo senso, era così. Se il tumore cresce su un collo, ma nessuno lo riconosce, è davvero lì? Per fortuna niente del genere sta accadendo nel nostro paese, né mai accadrà. Se Joe Biden avesse mai sviluppato qualche grave problema fisico o medico, sarebbe ovvio per tutto che i giornalisti direbbero qualcosa. Non è la Nord Corea, non abbiamo i media di Stato qui. Se Joe Biden fosse, diciamo, incapace di completare una frase, o ha scambiato sua sorella per sua moglie, o improvvisamente ha iniziato a cadere in pubblico per nessuna ragione, il New York Times ne parlerebbe, per poi arrivare in fondo di ciò che stava realmente accadendo. Questo sarebbe il suo dovere in un paese libero come il nostro. Non è che coprirebbero, la sola idea sarebbe una teoria del complotto, anche una pericolosa, quindi smettila. E a proposito, se Joe Biden fosse un aspirante dittatore, avrebbe la famiglia da eguagliare. Tutti i dittatori lo fanno. Saddam Hussein aveva Uday e Qusay. Erano principi che vivevano al di sopra della legge, indulgendo le loro fantasie più decadenti con totale fiducia. Non sarebbero mai tenuti a render conto alla polizia
polizia. In qualità di figli di un dittatore, sapevano di poter fare cosa volevano e quindi è quello che hanno fatto. Ma non c'è nessuno così intorno a Joe Biden. Non ha strani scandali sessuali nel cuore della sua famiglia che nessun dei media parlerà mai. Lui non ha un fratello che è sempre nei guai, ex proprietario di nightclub, che si è guadagnato da vivere per 30 anni essendo imparentato con lui. Affatto. Questa è roba da dittatori. Joe Biden non premia con ridicoli titoli gonfiati i suoi parenti, che i media sono tenuti a prendere sul serio. Chiama le persone dottore che non hanno mai frequentato la facoltà di medicina. Nicolae Ceaușescu lo ha fatto con sua moglie Elena. Joe Biden non lo farebbe mai. Né Joe Biden si veste come un dittatore. Non fa servizi fotografici con occhiali a specchio guidando un'auto sportiva per convincerti che non è fragile e senile, ma invece potente, virile e saggio. Non è il suo stile. Se Joe Biden fosse un dittatore, avrebbe indossato le spalline e terrebbe un frustino. E ancora non lo sta facendo, quindi calmatevi. Se fosse un dittatore, i discorsi di Biden sembrerebbero un raduno di Norimberga, uno sfondo rosso sangue, soldati armati al suo fianco, urlando come distruggere i suoi eterni nemici. Onestamente, Biden ci è andato vicino lo scorso settembre a Filadelfia, ma non era dittatoriale. È stato necessario, come MSNBC ci ha assicurato all'epoca, cito, Biden mirava a mostrare la sua fede nell'apparato militare e nella sua capacità di sostenere l'ordine democratico. Riguardava la democrazia, non la dittatura. Nessun allarme. Non è un dittatore. Un dittatore accumulerebbe munizione per i suoi burocrati, inclusi i suoi esattori. Ridefinirebbe il codice legale per rendere la slealtà al regime il crimine più grave. Rivendicherebbe il dominio sulla parte più intima della vita dei suoi cittadini. Definirebbe quali atteggiamenti sessuali e religiosi sono autorizzati ad avere le persone e come allevare le loro famiglie. Vorrebbe anche al suo grandioso palco finale di dittatura pretesa di proprietà dei loro figli. E Joe Biden non lo farebbe. E per provarvi che non lo farebbe mai, Biden proprio questa settimana ha pubblicato questo video. Questi sono i nostri figli, questi sono i nostri vicini, non i figli di qualcun altro, sono tutti i nostri figli. E i nostri figli sono i fili d'aquilone che tengono alte le nostre ambizioni nazionali. Conta molto come trattiamo tutti in questo paese, gli americani LGBT, in particolare i bambini. Siete amati, siete ascoltati e questa amministrazione vi copre le spalle. Vedi? Joe Biden non sta dicendo che i tuoi figli appartengono a lui come farebbe un dittatore. Sta dicendo qualcosa di molto diverso. Sta dicendo che i bambini d'America sono, cito, i nostri figli, non solo i suoi. I nostri! Condividi i tuoi figli con Joe Biden uniformemente, a metà, a weekend alternati. Hai l'affidamento congiunto con Joe Biden e puoi ringraziare il cielo che sia così. Una nazione è come una famiglia. Ogni famiglia ha un capo, un padre. Questo è Joe Biden, il padre della nostra nazione. E questo, signore e signori, la sua patria. Non chiamatela semplicemente dittatura. Dovremmo emettere una dichiarazione che vi disconosca. Jeffrey Epstein.